È stato presentato lunedì mattina a Foggia in conferenza stampa la nuova edizione di Leggo Quindi Sono. Si tratta di un progetto concorso dedicato alle scuole superiori di Capitanata. Le giovani parole riparte dallo stesso punto in cui si è conclusa la precedente edizione. È stato questo il titolo più votato dagli studenti giurati di un anno fa. L'appuntamento è per mercoledì 26 ottobre al Teatro Giordano, dove sono attesi oltre 300 studenti. Alla conferenza stampa ha preso parte l'assessore alla cultura Anna Paola Giuliani ed anche Michele Trecca, direttore artistico della rassegna, che ha messo in evidenza questa idea che ha come scopo quello di incentivare la cultura tra le fasce più giovani e aprire le porte alla ricchezza culturale della città Dauna. Si tratta di cinque passaggi importanti, così come il numero delle case editrici che partecipano. Per l'assessore Giuliani si tratta di un'iniziativa che offre una duplice opportunità. Da una parte si investe sui giovani scrittori e dall'altra si combatte il trend relativo della lettura. L'assessore infatti ha applaudito al lavoro di squadra della libreria Ubik, capace di creare un filo diretto tra l'editoria e le giovani generazioni. E ha rivolto parole di stima ai volontari dell'associazione culturale che svolgono una funzione sociale importante. Mimmo Siena, Speciale News.